Eccoci a noi, facciamo il primo avvio del bimby. Andiamo ad accenderlo. Eccolo. Come promesso, vi sto facendo il cacao stavolta. Quindi si sta accendendo. Si è aperto magicamente da solo. Come vedete io ho impostato la password, così non rischio assolutamente che il mio pangolotto mi vada a toccare. Allora, tiriamo su il coperchio, tiriamo fuori questo che non ci serve. E andiamo a mettere 200 grammi di zucchero. Dunque, vediamo per pesare la bilancia qua. Poi andiamo a mettere 4 cucchiai di zucchero. Vedete la differenza dal farlo da un mix? Stavolta perché già vi ho messo quella col mix del Magic Bullet. Quindi 4 cucchiai di cacao. Amaro. Poi andiamo a rimettere il nostro coperchio e siamo pronti per avviarlo. Quindi per avviarlo io devo togliere quindi la tara, deduco, e impostare, boh, non lo so, giro la manopola. Si è chiuso. Mo si riapre e andiamo a mettere 120 di cioccolato, quindi dobbiamo tornare sulla bilancia e andiamo a inserire 120 di cioccolato, grammo più, grammo meno, infatti e ora tritiamo nuovamente e vedrete che il nostro cacao con bimby è stato fatto. Eccolo qua, ecco il cacao. Ecco il nostro cacao finito, polverizzato alla perfezione, come vedete, non c'è un solo grumetto di cioccolato. E da domani via con latte cacao. Ciao! Io ho chiaramente usato la confezione originale del Nesquik, ma questo è il mio cacao. Ciao ciao!